Eccoci qua, buongiorno a tutti, 17 giugno, vediamo anche oggi cosa ci propone il libro dell'anno. Versetto di oggi, due cronache, 31-21. In tutto quello che prese a fare, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nell'opera sua e prosperò. Interessante, no? Dobbiamo mettere l'entusiasmo. Non prendere le cose con superficialità. Quando facciamo qualcosa, dobbiamo metterci tutta la nostra forza, tutta la nostra intelligenza, tutto il nostro entusiasmo. Non dobbiamo fare le cose così, tanto per fare, ma siamo operai di Dio, siamo strumenti nelle mani di Dio, non dobbiamo dimenticare mai la nostra dignità di figli di Dio all'opera per portare il profumo del Signore intorno a noi. Per portare la vita che offre il Signore, per la quale Gesù ha pagato tantissimo con la sua morte. Quindi dobbiamo fare le cose con entusiasmo, con impegno totale, e allora prospereremo, avremo dei risultati per la gloria del Signore. Oggi, giornata internazionale per la lotta contro la siccità e la desertificazione. Sì. Quindi è un argomento d'attualità. Oggi ci sarà una particolare sensibilizzazione per il problema della siccità e della desertificazione. Motto di oggi, che abbiamo messo pure nella nostra pagina Instagram di Danilo Valla, prenditi del tempo per vivere. Prenditi il tempo per vivere, perché spesso noi non viviamo, facciamo le solite routine. Non ci fermiamo mai un attimo a vivere, quindi è un po' un paradosso, però è vero. Ogni tanto bisogna fermarsi e vivere, gustare i rapporti familiari, la serenità dello stare con Dio, della preghiera. Prendiamoci del tempo per vivere. Quello che i credenti dovrebbero essere e che nessuno ha mai osato dire che sono. Quindi questa sarà la prima parte di un alfabeto che ci descrive la situazione di molti credenti, purtroppo, ma è curioso, ma sottintende grandi verità, purtroppo. Vediamo un po'. Anfibi. Stanno bene con la Chiesa e stanno bene con il mondo. Sì. Alla lettera A, alla B, Bimbetti non crescono mai. non crescono mai. Alla C, Camaleonti cambiano pelle in base all'ambiente in cui si che si trovano. trovano. D, Doc, fatti in là, che sono più santo di te. sono più santo di te, i credenti doc. Alla E, Ecumenici, crediamo tutti nello stesso crediamo Dio. tutti nello stesso Dio. Alla F. Fanatici, la maggioranza è in USA, ma ce ne sono molti anche da noi. Giudici, Fanatici. G. giudicano tutti con una misura diversa da quella Che che usano usano per per loro. loro. Continuerà poi. Continueremo in futuro. Poi parliamo delle malattie dimenticate, lebbra, malaria, dengue, noma, morbo di Chagas, oncocercosi, leishmaniosi, filaria linfatica, tubercolosi, malattia del sonno. Sono malattie che hanno un impatto devastante sulla vita sociale, economica e politica degli abitanti del sud del mondo, ma il cui potenziale mercato è troppo basso per attirare investimenti privati e vi è una cronica carenza di fondi pubblici destinati alla ricerca. Solo l'1% dei farmaci sviluppati negli ultimi anni sono indicati per queste malattie, www.malattiedimenticate.net. Quindi collegatevi a questo sito se volete avere maggiori informazioni. Purtroppo questo ci ricorda che a dominare in questo mondo è il denaro. Siccome i malati di queste malattie non sono
molti sono di ambienti poveri del mondo, la ricerca non viene sviluppata e così muoiono milioni di persone per queste malattie. Preghiamo perché abbiamo la potenza della preghiera dalla nostra parte. Preghiamo molto per questo problema. Soggetti di preghiera, le necessità pratiche della mia Chiesa. Preghiamo Sì. per gli extracomunitari in Italia. Cosa posso fare per portare loro il Vangelo? Ecco, questo è un problema che sul quale dobbiamo riflettere. Si parla molto degli extracomunitari che arrivano. Il nostro compito è di portare loro il Vangelo, quindi dobbiamo trovare dei sistemi per portare loro il Vangelo e preghiamo per questo. Negli Stati Uniti d'America spesso c'è molta approssimazione dottrinale e superficialità. Preghiamo perché lo Spirito Santo continui ad operare con sempre maggior potenza nei veri credenti americani. Sì, perché hanno grandi potenzialità, però disperdono questa potenzialità in concetti pazzeschi, fanatici spesso, e quindi preghiamo per i credenti degli Stati Uniti d'America. Preghiamo per i numerosi gruppi di aborigeni australiani. Sì, anche questo, ci sono centinaia di aborigeni. Di gruppi di aborigeni in Australia, preghiamo perché si porti loro il Vangelo. La preghiera di tutti gli stati del mondo, preghiamo oggi per, con 135.000 circa persone, due lingue, Sao Tomé e Principe. Sì, per il nostro piano di preghiera per tutti gli stati del mondo. Benissimo. Ripetiamo il nostro motto e il nostro versetto oggi. Ricordando che oggi è la giornata internazionale per la lotta contro la siccità e la desertificazione, prenditi del tempo per vivere. Hai da riflettere profondamente. Ciascuno di noi faccia le considerazioni nel suo cuore rispetto a questo motto. Prenditi del tempo per vivere. Riflettiamo. Perché non viviamo per gran parte del nostro tempo? Cos'è che facciamo che non è vita? E ricordiamo di trovare del tempo per vivere. Versetto di oggi, 17 giugno, 2 Cronache 31-21. In tutto quello che prese a fare cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nell'opera sua e prosperò. Mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò. Se vogliamo prosperare, avere dei risultati, dobbiamo mettere tutto il nostro impegno in quello che facciamo e allora vedremo dei risultati. Tutto il nostro impegno. Bando alla superficialità. Non esiste la superficialità per il credente. Noi dobbiamo essere sempre impegnati. Assolutamente, decisamente, completamente. No alla superficialità, ma impegno totale. È come quando preghiamo per i nostri ragazzi, no? Per i nostri bambini che vanno a scuola. Noi dobbiamo pregare per la protezione totale, che siano protetti i nostri bambini da pericoli, da infortuni che possono capitare nella scuola, eccetera. No? Quindi dobbiamo pregare per i nostri bambini per una protezione totale, per una disciplina assoluta e per un rendimento ottimo. Quindi protezione totale, disciplina assoluta, rendimento ottimo. Questo quando preghiamo per i nostri bambini, per i nostri ragazzi che vanno a scuola, no? Questo è il nostro soggetto di preghiera. Ma è un principio che va applicato anche alla vita di tutti i credenti. Tutto quello che dobbiamo farlo con impegno. E crediamo alla protezione di Dio, dobbiamo fare con disciplina e con impegno per avere risultati ottimi. Quindi, ricordiamo,
Tutto quello che ha preso a fare lì il versetto di oggi ebbe successo perché lo applicò tutto il suo cuore a quello che faceva e allora prosperò. Bene, a presto amici. Vorrei ricordare tra l'altro che se qualcuno vuole sostenere la nostra opera, noi non prendiamo neanche un centesimo per il nostro lavoro di YouTube, noi non vogliamo pubblicità, quindi assolutamente non riceviamo niente da YouTube. Quindi se qualcuno vuole inviare dei sostegni, ci sono i dati nella descrizione del video. Anche per richiedere il libro Anche per dell'anno. richiedere il libro dell'anno, sì. Molti ci hanno richiesto materiali, traduzioni e cose. Vi chiedo però di mandare un piccolo sostegno. Noi non mettiamo prezzi, ma mandate un piccolo sostegno, e sarà molto utile per noi. Il Ed inviamo il libro dell'anno, i libro materiali, eccetera. dell'anno e tutti i materiali che volete in PDF per della nuova traduzione, i libri dei quaderni, tutto quello che sapete che produciamo. Bene, grazie per la vostra attenzione e a presto!